Pace e bene a tutti, bentrovati. Celebriamo con gioia la festa di Sant'Antonio che si intreccia già, perché siamo entrati nei primi vespri, con la festa dell'Eucaristia, domani è il Corpus Domini, quindi ci faremo quasi prendere per mano da Sant'Antonio, sperando e pregando che possiamo fare tutti un passettino in avanti nell'amore per Gesù e per gli altri. D'altronde, se abbiamo Sant'Antonio è perché Antonio ha amato profondamente Cristo, ha scommesso la sua vita sulle parole di Cristo e si è lasciato conformare a lui dallo Spirito Santo. Ricordate, Antonio a 16 anni entrò già nel convento dei frati agostiniani, ma quando vide passare i primi frati di San Francesco davanti alla radicalità evangelica che vivevano, sentì nel cuore una spinta a vivere ancora di più la vita di Cristo e ad iniziare il suo percorso come frate, che poi lo porterà a svolgere tutta la sua missione. Sapete, non è scontato ricordare che se abbiamo Sant'Antonio è perché? Perché c'è Gesù. Iniziamo con un sorriso. Mi hanno raccontato che una volta c'era una persona che pregava davanti alla statua di Sant'Antonio e diceva: Sant'Antonio, fammi la grazia, Sant'Antonio, fammi la grazia, e continuava. Dopo un po' qualcuno gli disse, cercando di confortarla: signora, comunque guardi, se vuole di qua c'è anche Gesù, è l'Eucaristia. Sì, sì, va bene. Gesù, e diglielo a Sant'Antonio che mi fa la grazia. Quindi iniziamo a mettere ordine. Entriamo allora nella liturgia anche, e pensavo di partire proprio da un'immagine, cercando di riscoprire un po' anche il valore e il senso dell'Eucaristia di Gesù nella nostra vita, che è l'immagine che raffigura Sant'Antonio. Quindi pensate un attimo alla statua. In genere Sant'Antonio come viene raffigurato? In mano che cosa ha? La parola, e poi Gesù bambino. La parola, perché Antonio ha profondamente amato la scrittura, l'ha annunciata, l'ha vissuta, l'ha incarnata nella sua vita. E poi Gesù bambino. Sapete perché? Perché verso la fine della sua vita, brevissima, 36 anni, un nobile, il conte Tisio, gli diede una tenuta vicino Padova, a Campo San Piero. Lì c'era un noce che lui amava tanto. Su questo noce si fece costruire una celletta. Lui amava salire lì, pregare, stare solo. Poi scendeva, confessava, incontrava la gente e vi risaliva. Una sera questo conte, che aveva una devozione profonda per Antonio, volle andare un po' a spiarlo, a vedere come stava, e vide uno strano bagliore uscire dalla sua celletta. Avvicinandosi, vide la visione che stava vedendo Antonio, cioè Sant'Antonio che aveva in braccio Gesù bambino. Antonio, riavutosi da quest'estasi, guardò il conte e gli chiese di non dire nulla se non dopo la sua morte. È per quello che noi lo raffiguriamo così. Quindi ci trasmette un amore profondo per Dio che si è incarnato e per noi si è fatto uomo, bambino. Ed è proprio dall'immagine del bambino che partiamo. Pensate a una mamma con in braccio il suo figlioletto di 6 mesi, 8 mesi, che gioca, lo sbaciucchia, e il bambino che la ricambia con ampi sorrisi, e la mamma che gli dà dei bacetti, e a un certo punto gli dice: ti mangerei. È quel desiderio quasi di trasmettere un amore che non sa più come manifestargli, quasi un voler essere uno con lui. Ti mangerei. Nostro Signore, Figlio del Dio Altissimo, non si è accontentato di farsi uomo, di farsi piccolo per venire incontro a ognuno di noi, ma pur di continuare a stare con noi e in noi, continua a farsi così piccolo da rendersi presente in poco pane. E ci dice: vieni, mangiami, lasciami entrare nella tua vita, accoglimi. Perché? Perché lo sa che abbiamo fame, abbiamo tutti una grande fame, ma non solo la fame fisica, una fame più profonda, che è la fame di senso nella nostra vita, è una fame d'amore grande, è una fame di eternità che davanti alla morte ti fa dire: ma non può finire qui, abbiamo fame di Dio. Ma tante volte, se la spina del nostro cuore non è attaccata a Lui, cerchiamo invano di saziare questa fame buttandoci, come diceva Sant'Agostino, sulle creature, sulle cose che lui ha fatto, assolutizzando progetti, beni materiali, cercando disperatamente qualcosa che sazi il nostro cuore. Ma come diceva Sant'Agostino, solo in te, o Signore, troviamo sazietà. Solo tu sazi, solo Dio sazia il nostro cuore. Pensate che mistero d'amore grande. E Antonio ardeva di quest'amore, lo annunciava e lo viveva nella sua vita. Pensate, Gesù nell'ultima cena cosa ci ha detto? Prendete e mangiate, questo è, continuate voi, il mio corpo, tradotto, questo sono io. Prendete, mangiate,
qualcosa di immenso, Dio che stringe una comunione così grande con ognuno di noi. Il santo curato d'Ars diceva: Dio ha pensato e ha disposto ogni sorta di nutrimento per il nostro corpo, piante, animali, di tutto e di più, ma per la nostra anima non trovò nulla di degno se non se stesso, Lui stesso che si dà in cibo per ognuno di noi. E nel Vangelo Gesù ancora ci ha detto: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vi faccio una domanda: secondo voi, se nelle farmacie vendessero un farmaco che dà l'immortalità, che fine ci sarebbero? Tutti in fila andiamo a comprare questo farmaco, nonostante su questa terra ci siano malattie, problemi, virus, di tutto e di più. Se non si muore, che bello, ci accontenteremmo di passare una vita da ciunchi, da zoppi, da ammalati, ma non morire. Bene, il farmaco dell'immortalità esiste, è gratuito e si accoglie solo credendo in Lui e poi cercando di vivere in comunione con Lui, ed è Gesù. Qualcuno forse che però frequenta meno penserà: ma che sta di questo impazzito, qua moriamo tutti. Sì, sorella morte l'affrontiamo tutti, ma questa è una tappa del nostro essere creature. Gesù parla della morte eterna, parla del poter vivere ora in comunione con Lui e dopo la morte regnare in eterno con Lui. Vale la pena? E come? Secondo passaggio, abbiamo visto il valore, ora cerchiamo di capire qualcosa in più. Qual è il senso profondo di Gesù nella nostra vita, dell'Eucaristia? Abbiamo detto che Antonio in mano ha la parola di Dio e Gesù bambino, potremmo dire la scrittura e l'Eucaristia. Quando noi veniamo a messa ci nutriamo due volte, dice la Chiesa. Ci nutriamo alla mensa della parola e ci nutriamo alla mensa eucaristica. La parola è quello che stiamo facendo adesso, abbiamo ascoltato e ci viene annunciata. Dopo riceveremo l'Eucaristia. La parola la riceviamo tutti, l'Eucaristia chi vive cerca di vivere in comunione con Gesù. La parola nutre la nostra mente perché ci aiuta a capire cosa è bene da cosa è male e ci indirizza sulla via del bene. Potremmo dire una sorta di navigatore, ci indirizza sulla via giusta, ma non solo, è una sorta di trasformatore perché trasforma il nostro modo di leggere e vedere la realtà. Dall'altra parte abbiamo la mensa eucaristica, dove riceviamo in noi Gesù, e cosa succede? Succedono due cose. La prima è l'unione con Cristo. Lui ci unisce a sé, infonde in noi i suoi sentimenti, e nella misura in cui il nostro cuore è aperto a Lui, ci cambia. Dall'altra parte cosa succede? E qui dobbiamo stare più attenti perché questa ce la perdiamo tante volte per strada. Ci unisce tra noi. San Paolo ha detto: poiché tutti mangiamo un unico pane, tutti quanti siamo un unico corpo. Cosa vuol dire? Che l'Eucaristia ci fa una cosa sola, un unico corpo, e ci dà la forza di vivere in comunione gli uni con gli altri. Perché lo sottolineo? Perché vedete, questo significa che noi riceviamo in modo degno l'Eucaristia e facciamo vera comunione con Gesù soltanto quando il nostro cuore è aperto a vivere la comunione con gli altri. Se questo non accade, non stiamo celebrando e facendo una vera comunione. Cerchiamo di capire bene, vi chiedo gli ultimi 2-3 minuti di attenzione, ok? Ci siete? Questo è importante. Allora, San Paolo, ve lo dico con le parole più forti che lui usa, aveva un problema. Nella prima comunità dei Corinzi, in Grecia, succedeva questo: i primi cristiani andavano nelle case, non c'erano ancora le chiese, i primi anni di cristianesimo, si celebrava la messa nelle case, ovviamente non c'erano tutti i paramenti, era più semplice. Cosa facevano? Si ritrovavano nelle case, mangiavano insieme e celebravano l'Eucaristia. Che succede? Come a volte facciamo, tutti portavano qualcosa, i ricchi portavano da mangiare, i poveri della comunità, credenti, non avevano nulla. Sapete che succedeva? Che i ricchi mangiavano tranquilli tra loro e i poveri in un angolino della casa. Poi quando era ora di celebrare l'Eucaristia, tutti quanti andavano a prendere l'ostia. San Paolo dice: ma non avete le vostre case per gozzovigliare a buffarvi? Ma che fate? Venite qui davanti al Signore e non lo riconoscete nel suo corpo che sono i fratelli? Guardate che chi mangia e beve il corpo di Cristo senza riconoscerlo nell'altro, mangia e beve la sua condanna. E qui San Paolo ci dà un bello scrollone e ci potremmo esaminare tutti quanti, perché
se noi andiamo, diceva Sant'Agostino, pieni di fervore a ricevere l'Eucaristia, ma coltiviamo nel nostro cuore asti o risentimento contro l'altro, se commettiamo ingiustizie contro l'altro, siamo come uno che va a dare un bacio a un suo amico sulla faccia e intanto gli pesta il piede con le scarpe chiodate. Così facciamo quando non riconosciamo nell'altro un fratello, quando non riconosciamo nell'altro Cristo. E allora, miei cari, dovremmo farci un buon esame di coscienza tutti quanti, perché potremmo fare qualche esempio. Vi do qualche, diciamo, tinta forte perché ognuno possa prendere le sfumature utili per la sua vita. Ad esempio, io continuo a disprezzare una persona che accanto a me, può essere persino la moglie, il marito o delle persone che ho accanto, le tratto come pezze da piedi e poi vado tranquillamente a ricevere l'Eucaristia. Oppure considero delle classi sociali inferiori e le disprezzo, possono essere gli immigrati, gli stranieri, possono essere magari le persone più povere, le persone meno agiate di me, e poi vado a ricevere tranquillamente l'Eucaristia. Non solo, magari quelli quando mi fanno comodo li faccio lavorare anche per me, magari gli do 5-10 euro per 12 o 14 ore di lavoro al sole e poi vado tranquillamente a ricevere l'Eucaristia. Non solo, magari vivo relazioni ambigue, tranquillamente c'ho l'amante da una parte o dall'altra, oppure vivo relazioni disordinate e poi vado tranquillamente a ricevere l'Eucaristia, mentre sto tradendo la persona che mi ha dato la sua fiducia. Oppure ho parcheggiato i miei genitori anziani da qualche parte perché sono un peso, non li calcolo minimamente più, mi sono tolto almeno il sassolino dalla scarpa e poi vado tranquillamente a ricevere l'Eucaristia. Oppure potremmo continuare, vivo nell'ambiguità anche nel mondo del lavoro, non pago i miei dipendenti, non pago i fornitori, riciclo del denaro e poi vado tranquillamente a ricevere l'Eucaristia. Non solo, possibilmente do adito e collaboro con associazioni particolari, faccio favoreggiamenti, do spazio a situazioni di spaccio, di quant'altro, oppure sono così commisto con associazioni a delinquere di vario tipo, vado tranquillamente a ricevere l'Eucaristia, anzi, casomai nelle feste dei santi porto pure i soldi, frutto dell'ingiustizia che ho perpetrato sugli altri, sentendomi anche il benefattore. Possibilmente sarebbe bene se gli altri vedono la busta con la somma di denaro grossa che porto, perché almeno possano dire di me che sono un benefattore, o quantomeno gonfiare la mia coscienza e pensare di essere a posto, forse di mettere il bavaglio a Dio come noi lo abbiamo messo a tante persone fragili e povere. Miei cari, sapete Sant'Antonio di Padova che cosa diceva? Diceva che, per esempio, gli usurai sono come delle sanguisughe che prendono il sangue della povera gente. Sapete come paragonava tutti coloro che accumulano illecitamente denaro, facendo degli imbrogli e facendo soffrire la gente, a degli stercorari che accumulano lo sterco sulle loro spalle, ma prima o poi arriva lo zoccolo del cavallo. Capite? È abbastanza serio riconoscere Cristo nell'Eucaristia. Vuol dire riconoscerlo anche negli altri. È per questo che Sant'Antonio di Padova diceva: ci sono tre mense, non solo due. C'è la mensa della parola, la mensa dell'Eucaristia e la mensa della penitenza, cioè chiedere perdono a Dio per tutte le ingiustizie che commettiamo nei confronti degli altri, riparare ai torti fatti, confessando anche le circostanze, e allora iniziare a fare delle vere opere di carità. Ma perché tutto questo accade nella nostra vita, cioè imparare a riconoscere Dio presente nell'Eucaristia e il Signore presente nelle persone che abbiamo accanto, e concludo, dobbiamo fare un piccolo atto di umiltà. E in fondo sapete chi ce lo insegna? Un'asina. Sì, un'asina. Perché nel 1223 un gruppo di eretici, di persone cioè che erano nell'errore, un po' come potremmo dire i poveri testimoni di Geova oggi che scambiano, imbrogliano un po' la Sacra Scrittura,
Combattevano Sant'Antonio perché? Perché lui annunciava Gesù presente nell'Eucaristia. Ma quest'uomo accettò una sfida. Se ci fosse stato un miracolo, lui avrebbe creduto. Sant'Antonio accolse la sfida e la sfida era questa. Per 3 giorni la povera asina non avrebbe mangiato, quindi lui l'avrebbe portata davanti a del buon fieno. Antonio sarebbe andato incontro con l'Eucaristia. Se ci fosse stato qualche segno, lui avrebbe creduto. Sant'Antonio per 3 giorni pregò e digiunò per la sua conversione. Quindi ecco la scena, arriva quest'uomo con la povera asina che ragliava a tutta forza, affamatissima, gli mette davanti della biada molto invitante, arriva Sant'Antonio con lo stensorio davanti, e sapete cosa accadde? Che l'asina se ne fregò completamente del fieno, andò davanti all'Eucaristia, piegò le zampe davanti e si inchinò davanti al suo creatore. Che l'esempio di questa povera asina aiuti le nostre menti, tante volte ribelli e orgogliose, a piegarci davanti alla presenza di Dio, che si fa piccolo per nutrirci e che si fa povero negli altri, invitando ad amarli come Lui ci ama.